Ciao a tutti bellissimi e bellissime. Oggi video molto molto diverso dal solito. Non ci muoveremo da questa stanza. Mi sono già allenato, sto puzzando di morte. Non mi sono neanche cambiato per un evento importantissimo che tutti i bambini sognano fin quando sono piccoli. Non è vero, solo io. Sono le 19.55 del 16 gennaio. Flavio Raponi su Mattia Cadino, Natty or Not. Già lo sapete, Natty or Not più discusso di tutta Italia. È una cosa che mi ha fatto tantissimo ridere, che Flavio, ai tempi di quando ero uno skinny fat, quindi un bambino cicciottello così su YouTube, che guardavo, ho appena iniziato ad allenarmi così a caso, è stato uno degli youtuber italiani fitness che ho seguito di più e più volentieri. Perché ho fatto vedere l'orario? Perché il video esce fra 4 minuti, non è ancora uscito su YouTube, quindi questa sarà una reazione fresca, più a freddo possibile. Vanno le ciance, andiamo, mancano 3 minuti, andiamo a vedere cosa ha da dire Flavio. C'è stato un piccolo ritardo, il video non l'ho ancora visto, stavo cercando come catturare lo schermo perché sono un boomer completo. Ma se i tuoi dipendenti potessero richiedere le ferie in pochi secondi e tu non debba fare altro che decidere se Ragazzi, benvenuti in questo nuovo episodio. Oggi ogni episodio è estremamente richiesto da parte vostra ed è partito tutto per un post su Instagram, sulle storie. Infatti se non mi segui su Instagram vieni a farti un giro. Allora, questo ragazzo che si chiama Mattia Canidu ha fatto un post in una storia taggando Canidu. Perché Canidu? Cadinu? C'è la D. Iniziamo malissimo. Questo qui è il post. Natty or Not più discusso d'Italia. Manca solo il video commento di Flavio Raponi. Io sono andato a vedere il profilo del ragazzo e poi ho ripubblicato la sua storia scrivendo che avessi scritto drag free, lunedì era online il video. E Mattia mi ha risposto così: ah, quello non lo scrivo per due motivi. Mi sta sul cazzo la mania che hanno di distinguere ed etichettare qualsiasi cosa. E in più, scrivendo natural, ho da una parte chi commenta scrivendo che sono più bombato di Liver King e chi invece mi dà ragione pensando erroneamente che io scriva natural e non drag free per voler distinguere e dire che ho fatto uso. Quindi Flavio, non puoi però rivelare così al mondo i miei segreti. Hai fatto uso di anabolizzanti barra Sanus o mai toccato nulla? Mai toccato nulla, dice Mattia. In seguito Mattia mi ha mandato queste sue foto, ma di quando non ha mai toccato pesi in palestra e ragazzi è un fisico, tra virgolette, normalissimo, un classico adolescente, ecco che... Pessimo. Pessimo. Purtroppo non so peso altezza di quando avevo 15 anni. Facendo qualche supposizione direi 1,75 m per 60, 65 kg. Dopo questo mi sono allenato per mesi. Faccio una premessa che non so se dirà Flavio nel video. Una cosa che ho sbagliato e di cui mi pento tantissimo, che durante le prime fasi del mio percorso in palestra, comunque sia perché mi vedevo una merda, sia perché non avrei mai immaginato che sarebbe continuata la passione, non tenevo conto dei progressi. Né mi pesavo, né mi facevo foto, né mi facevo video. Quindi le cose che ho purtroppo sono veramente poche. Spesso magari foto neanche fatte da me. Magari tipo, non lo so, ero al mare con i miei, mia madre mi scattava una foto. Quindi per quello la ringrazio, anche se sul momento non ho apprezzato quel gesto. Stato col togliere la pancetta mi ero fatto una dieta da 1400 calorie che ho tenuto per tantissimo tempo, arrivando a 1,81 m per 59 kg. Questa è la foto di Mattia quando pesava 59 kg. Lui stesso mi ha detto che mi allenava le gambe, quindi erano molto secche le sue gambe. 59 kg per 1,81 m è un fisico molto esile. Molto, molto sottopeso. Io purtroppo una cosa che non ho detto, poi magari se vi piace l'idea potrei discuterne in un altro video a parte su tutto il mio percorso, ho sofferto anche di problemi alimentari per un buon periodo della mia vita, un buon periodo del mio percorso in palestra col fitness. Questo qua è un'altra foto che mi ha mandato. Ora, quindi Mattia attuale, dopo 2 anni e mezzo, barra 3, abbiamo discusso comunque, diciamo che sono 3 anni, sono 88 kg per la stessa altezza, 1,81 m. Ritenete bene questi numeri, ragazzi. Sono attualmente in bulk pulito, 4.000 calorie e 5 allenamenti settimanali in full body. Mi alleno in full body perché attualmente è la split che mi permette di lavorare su estetica e forza meglio contemporaneamente. Non pensate che se voi tutti facciate full body avrete il fisico di Mattia o di qualsiasi altra persona. Okay? Se posso non la consiglio. Full body è una split molto difficile da gestire. Io il mio full body lo gestisco con un volume sulla singola sessione, sul singolo allenamento, veramente basso. E spesso molti muscoli li alleno di riflesso con altri esercizi, quindi non tutti i giorni che faccio full body alleno spalle direttamente. Se faccio panca sto allenando comunque spalle. Frequenza o full body o upper e lower. Fra! Oh! Potete abbassare la voce, ragazzi, registrando un video, please. Continuiamo. Non ho molte foto con altri. Questa è l'unica foto che ho trovato di Mattia insieme a qualcun altro.
E questo qui è Mattia attuale, suppongo. Cosa avete da dire riguardo? No, quello non sono io attuale, era una foto di agosto quando è venuto Dan Enrico a trovarmi in Sardegna. Siamo migliorati entrambi, quindi il fisico non è cambiato tantissimo, però da lì ho preso 5 kg, dovrei... sì, 5 kg, la pesavo 83 se non sbaglio, 83-84, potrei sbagliarmi. Comunque 4-5 kg rispetto a quella condizione. Questa è la foto di Mattia attuale. Cosa avete da dire a riguardo? Sono molto curioso di leggere i vostri commenti. Adesso, Mattia, hai un gran bel fisico, non ti si può togliere questa cosa. Hai delle bellissime linee, ma la cosa più scioccante, ritorniamo ai numeri di prima, è che tu sei alto 1,81 e pesi 89 kg. In 3 anni sei passato da 59 a 88 kg. Hai preso la bellezza di 29 kg in 3 anni. Di puro tessuto muscolare, perché io di grasso di te non ne vedo. Siamo con il dire che prendere 5-6 kg di tessuto muscolare in un anno su un individuo natural sono cifre allucinanti, ma tu ne hai preso quasi la bellezza di 10 all'anno. Genetica sarda, raga. Andiamo a vedere altre foto di Mattia. Spalle belle grosse, un bel side chest, belle gambe con una bella definizione muscolare, delle belle linee, cioè non gli si può togliere che Mattia a 20 anni ha un gran bel fisico. Dopo aver visto tutte queste foto, te lo ripeto nuovamente in questo video, Mattia, prendi in considerazione il fatto di gareggiare come classic, hai delle belle linee. Non ho alcun interesse nel gareggiare, nel bodybuilding. Non è una cosa che mi appassiona, non sempre se si è bravi a fare qualcosa la si vuole fare in maniera agonistica, la si vuole fare per lavoro. Penso che avete tutti voi qualcosa nella vostra vita in cui eravate magari bravi, molto bravi a fare qualcosa, però non avete mai voluto approfondire perché c'era qualcos'altro che vi piaceva, o comunque quella cosa fatta in una certa maniera non vi ispirava. Per me questo è il bodybuilding. Mattia, tre sono le cose. O sei veramente quel caso genetico che nasce una volta ogni 100-1000 anni, perché prendere 30 kg di massa muscolare all'anno, cioè sono tantissimi, o te buchi, o sei parente a Federico Sanna. Ecco, una di queste tre cose. Potresti averne azzeccato due. Federico io non lo conosco personalmente, in realtà non l'ho mai seguito, non lo seguo, però Sanna è un cognome sardo, quindi è possibile ci sia qualche correlazione con la genetica sarda, che in realtà Federico Sanna sia mio padre. Io, se dovessi scommettere la mia vita, per me tu non sei natural. Come ti ho detto, non prendertela sul personale, io do veramente la mia opinione, poi questa qui è semplicemente la mia opinione. Sono curioso di leggere anche i commenti di tutti i nostri spettatori. Acquistare 10 kg di massa muscolare in un anno sono dei risultati veramente enormi. Come ho già detto, come abbiamo già discusso, hai un bel fisico, davvero. Complimenti per ciò che fai, lo so, non è semplice avere il fisico che hai e continuare ad evolvere. Bene, video finito, penso che non dica nient'altro Flavio di interessante. Sono veramente felice, ma veramente veramente felice. Il complimento più grande per me per un natural è dire sembri dopato. Cioè quello è tipo l'obiettivo secondo me che un natural dovrebbe avere, sembrare dopato. Bellissimo video Flavio, davvero ti ringrazio ancora. Se vi è piaciuto il video posso pensare di fare tipo una story time, magari tutte le fasi che ho affrontato, cercare di ricostruire diciamo il mio percorso da quando ero uno skinny fat, poi ho sofferto di disturbi alimentari fino ad ora che sono il fake natty più discusso d'Italia. Rieccomi, volevo fare due commentini a caldo ripensando un po' al video di Flavio. Sono consapevolissimo, non biasimo assolutamente le persone che mirano nel dopato. Io stesso da esterno, come un semplice spettatore, vedendomi su Instagram o vedendo il video di Flavio, magari non conoscendo Mattia Cadinu, penserei subito che sicuramente ha fatto utilizzo o fa attualmente utilizzo di sostanze anabolizzanti. Non proverò neanche a screditare la sua teoria o la vostra teoria, insomma non avrebbe senso, perché oltre che la mia parola non ho nulla, non ho analisi, e anche se le avessi probabilmente qualcuno, anzi la maggior parte delle persone avrebbero qualcosa comunque da dire. È veramente importante capire se quella persona, quel fitness influencer è realmente natural o meno. E poi a tutte quelle persone che mi insultano e mi dicono che mando un messaggio sbagliato a tutti i ragazzini che stanno iniziando adesso ad allenarsi, sono io che do un messaggio sbagliato a loro facendo finta di essere natural quando non lo sono, e quindi dando un'idea di risultati che dovrebbero poter essere realizzabili
naturalmente senza nessun aiuto e poi facendoli rimanere delusi nel processo? O siete voi che li state bloccando e che gli state mettendo dei paletti dicendo tu non potrai raggiungere quel fisico? Detto questo, video finito, ringrazio ancora Flavio per il video, per tutti i complimenti e a tutti i ragazzi che mettono like, si iscrivono e commentano. E nulla, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. Io se dovessi scommettere la mia vita, per me tu non sei natural.